Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video. Sono a Seoul, in Corea. Sono in particolare nel quartiere di Cheongdam, che è un quartiere molto ricco dove vivono tantissime celebrities. In particolare, ad esempio, qui ci sono dei gruppi molto molto famosi di K-pop, come i BTS e le Blackpink. Ci sono gli idol, che sono le loro celebrities, che fanno un po' di tutto e soprattutto sono ovunque. E oggi vi farò fare un makeover, trucco e capelli coreano, ma in particolare K-pop e in particolare da Busan, che è lo studio dove truccano e preparano e fanno i capelli a tantissime di queste celebrità, idol, e in particolare c'è la makeup artist delle Blackpink, che è comparsa anche nel loro documentario che si trova su Netflix, che mi devo recuperare perché ancora non l'ho visto. Non sarà proprio lei a fare il makeup perché lei è in questo momento fuori Corea, fuori dalla Corea per ovviamente per lavoro. C'è tutto il team appunto del salone Busan che farà questo makeover e io sono curiosissima di vedere che cosa mi faranno. In particolare ho notato che qui in Corea le donne tendono a sbiancarsi. Non prendono il fondotinta della loro colorazione, ma prendono un fondotinta di una o due colorazioni più chiare. È un po' come tipo in UK, che lo prendono di due colorazioni più scure, vengono un po' aranciate, anche se non è che sono tutte così. Invece qua tutte così, cioè proprio una cosa. Ho anche cercato di comprare io fondotinta, correttori del mio colore per fare magari un video dove mi trucco. Non è stato impossibile perché fondotinta e correttore non arrivano, non vi dico neanche la mia colorazione, ma neanche 5 colorazioni sotto. Su di me la colorazione più scura che ha qualsiasi makeup brand che c'è qui, e vi dico qualsiasi, è chiarissima, e vi lascio delle foto, è grigia, è con un sottotono comunque che non va bene, ma nemmeno il colore si avvicina al mio. Quindi io mi sono portata i miei trucchi perché sicuramente non voglio farmi la faccia bianca, anche se qui è una cosa, non sarebbe comunque possibile fare, che ne so, un tono in meno della mia colorazione, perché qua parliamo di, sono almeno 10 toni in meno. Questo è l'ingresso del Busan salone. Come vedete è tutto già molto bianco e dentro l'estetica rispecchia perfettamente. A me è piaciuto tantissimo come era fatto. Questo invece è il posto dove mi hanno fatto il make-up. Abbiamo fatto prima il make-up e poi i capelli. C'erano tutte queste palette già aperte, cipre, polveri. Ah, questi sono i prodotti che ho portato io per la mia base, giusto 3. Ho notato anche un sacco di brand che abbiamo anche noi, tipo Dior, Benefit, qualcosina ce l'hanno, anche Charlotte Tilbury. Mi hanno fatto un pochino di skincare pre-makeup, vi faccio vedere anche questo cassetto perché più avanti sarà importante. Poi mi ha schiaffeggiata con... no, scherzo. Ok, mi ha appena messo una... ma un primer, ora sto prendendo il mio fondotinta che ho portato. Io lo metto con una spugnetta. E poi ho iniziato a stendermi il fondotinta che avevo portato io. Ho portato il Beautiful Skin di Charlotte Tilbury. Se vi va, questo ve lo posso linkare qui sotto. Al momento sono la colorazione numero 7. Ok, ora ho preso il correttore. E come vedete ha messo pochissimo correttore. Io negli ultimi giorni ho accumulato in 3 giorni forse 8 ore di sonno totali, quindi avevo delle occhiaie veramente pesanti e le borse, che solitamente non ho le borse. E non ho usato nessuna cipria per fissare il prodotto. È andata poi di precisione, qua c'è stata tantissimo, con un correttore e un pennellino su tutte quante le mie imperfezioni. Ha steso poi il primer potion di Urban Decay. Ok, quello che ho capito, questa ragazza mi sta preparando la base. Dopodiché una makeup artist, tipo credo più importante, appunto una che trucca le idol eccetera eccetera, mi truccherà, proprio farà il makeup. Anche mi ha messo un correttorino anche sui brufoli, però non era il mio. E ci sono anche tutte queste palette e tutti questi ombretti singoli che praticamente hanno tutti gli stessi colori ripetuti 300 volte. Non c'è mai, cioè non vedo una palette con un verde, un blu, un giallo, un arancio, cioè qualcosa di acceso, un viola. Assolutamente nulla. Loro comunque sono tipo uno dei saloni più famosi, se non il salone più famoso direi, a Seoul. Eh sì. Ok, lei è la makeup artist. Hi. Ha iniziato subito a pettinarmi le sopracciglia e poi ha utilizzato una matita per riempirle. C'è stato un bel po'. Penso che abbia utilizzato un colore tipo un po' grigetto, perché i loro colori scuri sono un po' freddi, devo dire. E me le ha allungate parecchio. Sicuramente me le ha fatte diverse da come me le faccio di solito. Ok, mi ha chiesto se avessi l'extension alle ciglia, perché appunto era molto sorpresa. E me l'ha appena curvate. Guardate e notate bene come sfuma l'ombretto solo verso l'esterno. Stranissimo per me. Un'altra cosa strana è che si è messa questo prodotto sull'unghia,
dal pot e poi lo prendeva dall'unghia con il pennellino per mettermelo nella rima interna superiore. È lo stesso che poi ho utilizzato per fare l'eyeliner, ha preso questo prodotto da un pot di MAC e sopra andava poi anche con un ombretto nero di Bobbi Brown. C'è stata parecchio a farmi l'eyeliner e dopo aver fatto la prima parte, la seconda l'ha rifatta due volte perché voleva fosse ben precisa e uguale all'altra parte. Ha intensificato poi con gli ombretti e guardate come l'assistente tiene tutto e ha messo le ciglia finte a ciuffetto, anche se nel pack sembrano ciglia finte uniche, non a ciuffetto, non singoli come sono vendute da noi, vedete poi che in realtà sono separate, infatti voglio assolutamente trovarle perché sono molto particolari. Ha messo poi un po' di mascara sulle mie ciglia e ha fatto una roba stranissima, ha tirato fuori un accendino, un bastoncino, l'ha bruciato e poi quando è diventato nero l'ha preso e assieme a un cotton fioc ha cercato di unire o curvare o dare nero alle mie ciglia, cioè o unirle con le ciglia finte appunto, non so esattamente questa tecnica a che cosa possa servire, forse ha tutte queste cose insieme. Do you also do this in Italy? No. Fatto sta che sono rimasta tipo, oh mio Dio. Mi ha messo poi anche un po' di ombretto nella rima inferiore, ma niente di che, un marroncino molto semplice, e sfumava spesso con il cotton fioc. Ha usato la matita nera soltanto dall'angolo interno a metà dell'occhio, quindi non nella parte finale. Ok, questo è il mascara che ho comprato di Clio. Clio? Right? Clio. Che mi avete consigliato voi. E l'ha prima applicato generalmente sulle ciglia in maniera verticale e poi con delle pinzette ha unito le ciglia, unendo tra loro 2-3 ciuffette alla volta per ottenere questo effetto un po' Korean style. Poi mi ha messo un pochino di correttore, però un po' chiaro e grigetto, infatti si vede, per fortuna che era veramente poco. Che weird. Anche il movimento che ha fatto è stato solo da qui a qui per sfumare l'ombretto, è completamente diverso dalle nostre tecniche. E poi è tornato a mettermi un pochino di eyeliner, questa volta in penna e marrone. Ok, adesso sto scegliendo quale multibalm di Yepoda utilizzare. Penso che lo utilizzerà sia sulle guance che sulle labbra. Come vedete c'è il pack che è ricaricabile, quindi basta scegliere il colore e inserirlo. Quello ho scelto? Quello più scuro? No, questo. Ah, top. Era quello che volevo. L'ha applicato direttamente con lo stick sulle guance, ne ha messo veramente poco e poi l'ha sfumato con sempre la spugnetta nera. Ha cambiato il balm e adesso mettiamo l'altro. Il colore che sta mettendo è Berry e l'ha messo prima direttamente con lo stick e poi l'ha sfumato con le dita. Questa è una cosa che fanno sempre con tutti quanti i rossetti, l'ho vista anche ripassarsi al ristorante. Ok, sto usando altre ciglia, anche una Dior che sembra del mio colore. Is this highlighter? Yes. Oh, ok. Ok, penso che siamo agli ultimi touch-ups finali e comunque appena adesso ho visto che ha usato una palettina piccola di Charlotte Tilbury, non l'avevo vista, per mettermi qualcos'altro sotto gli occhi. Comunque le luci dal telefono, cioè le luci qui sono stupende per lei che mi trucca, ma non so perché nel telefono sono scene, quindi dopo vi faccio vedere il risultato sotto le luci. Ultimi ritocchi con questa palettina di Dior di illuminanti, l'ha messo sull'arco di Cupido, sul naso, sul mento. Ok, lei è la makeup artist che ha fatto il mio makeup, quindi grazie mille! Ok, ho appena finito la parte del makeup, dopo dovrò andare ai capelli. Sono uscita fuori per vedermi bene. Raga, stavo morendo quando mi ha messo l'illuminante sul mento. Se mi seguite sapete che lo odio, però per il resto mi piace. Ero molto più spaventata perché il K-pop style ovviamente è quello che è, il Korean makeup è quello che è ed è molto diverso da quello che sta bene sul mio viso, secondo me. Invece, nonostante le mie preoccupazioni, il risultato mi piace, lo indosserò tranquillamente, magari farò degli aggiustamenti su appunto la luminosità oggi per andare in giro. Ero stra preoccupata delle sopracciglia, cioè avevo paura che me le facessero tipo dritte, tutte polverose, con colori che non fossero i miei, perché io in giro non sono riuscita a trovare niente, invece liscio come l'olio. E fatemi sapere che cosa ne pensate, ci sono delle tecniche che ha utilizzato veramente, veramente diverse dalle nostre. Io quando ho tirato fuori l'accendino stavo tipo, what? È veramente interessante vedere come le tecniche nel mondo sono
così diverse, e ci ha messo tantissimo per fare l'eyeliner anche, diciamo tra virgolette sbagliato questo all'inizio, perché non è facile sicuramente farlo su occhi talmente diversi dai loro, e quindi con l'aiuto di Cotton Fioc e fondotinta ha cancellato e poi l'ha rifatto, e c'era sempre l'assistente con lei e ho potuto notare delle cose. Usava il Cotton Fioc e lo buttava dietro, usava il Cotton Fioc e lo buttava dietro, e poi finiva tutto in questo cassetto e l'assistente poi raccattava tutto e buttava. E anche tipo le pinzette, no? che ha utilizzato per mettere le ciglia, a un certo punto tipo mette, poi guarda, vede che erano probabilmente sporche di colla e quindi si stavano attaccando male, e fa così e ne prende un'altra. Cioè, quindi qualsiasi strumento lei quando è lo buttava dietro e poi l'assistente sistemava tutto. Anche la matita nera che ha messo solo qui, ecco, questa parte così dell'occhio non mi fa impazzire sul, cioè, illuminante interno, ma l'ho messo anche io per anni, a volte lo metto comunque, non mi fa impazzire perché, cioè, diciamo che il mio naso è molto grande già in generale, però con questo make up risulta veramente tanto grosso. Boom, poi sta al centro della faccia, viene illuminato qua, viene messo, cioè proprio è molto in risalto il mio naso, che è una cosa che invece non mi piace per niente, quindi questa è un'altra di quelle cose che magari aggiusterò un pochino per andare poi in giro il resto della giornata. Questo illuminatamente me lo leverò subito, però per il resto sono veramente contenta di aver fatto questa esperienza. Adesso andiamo a fare i capelli. Ed eccoci al piano di sopra, dove fanno i capelli, tutto molto etereo, tutto molto bianco. Ecco la mia amica, ma ti sei tagliata? Oh Gesù! Una cosa che ho notato è che non è il classico parrucchiere tipo, cioè che non è che chiacchierano tanto, mentre in Italia solitamente, cioè, col parrucchiere chiacchieri tanto, fai gossip, non c'è tanto chiacchiericcio. Anche con il makeup artist, quando ti fai il makeup, ovviamente devi stare un attimo più in silenzio perché ti sta facendo il makeup, non è che ti puoi muovere. Ovviamente non intendo con me, ma con le persone del posto. Anche vicino a me c'era una persona, una ragazza coreana giù qua sopra. Adesso sento veramente solo il phon e ogni tanto qualche parola, ma proprio è diverso dall'entrare in un tipico parrucchiere italiano. Ma molto, molto troppo strano vedermi truccata così, perché per alcune cose è fighissimo e mi piace molto, per altre è un po', cioè ci sono delle cose che vedo sul mio viso che dico, oh mio Dio, queste cose le facevo 6 anni fa, grazie a Dio ho imparato a valorizzare il mio viso, no? Perché ovviamente, come vi dicevo prima, per esempio la cosa del naso, ma anche le labbra, non sono valorizzate per niente. Non ho detto neanche ciao, è arrivata e sto facendo, sta pettinando con la classica spazzola che mi fa male, però io mi sono lavata i capelli ieri sera, quindi sono già stra. Ah, io sono veramente particolare, raga, il mio parrucchiere lo sa, poverina. Ok, allora forse facciamo un updo, che è appunto una delle due foto che avevo portato. Comunque anche così non è male, cioè coda bassa ma i ciuffi lasciati davanti. Ma perché non lo faccio mai? È una di quelle cose che poi quando tipo saranno lunghi e non avrò più ciuffi dirò, perché non l'ho fatta? Oh che pensi! Comunque io rimango sempre super affascinata dai capelli, perché mentre l'arte del make-up la padroneggio sul mio viso, penso di sapermi valorizzare e truccare molto bene su di me, non mi so fare i capelli, non mi so fare nessun tipo di style come si deve, e è un talento che veramente non ho mai avuto. Credo che stiamo usando anche del gel. Che bello che me li stanno tirando bene bene su, meno male. Che bello! Sì, decisamente gel, che figata! Vi giuro che in questi movimenti erano delicatissime, io non sentivo nulla sulla mia testa eppure mi stavano tirando tutti i capelli. Mi hanno ingellato tutta. Come farai a lavarti i capelli? Li laverai tu. Te li puoi lavare nel bidet, cioè il water. Con enema. Poi che loro sempre in due lavorano, sempre con l'assistenza. Ci ha messo un bel po' di tempo, like they took their time, ma in modo tale da non farmi assolutamente male e prendere ogni ciuffetto che potevo uscire fuori ogni volta che passavano il gel e tentava di fare la coda, ma poi ovviamente qualche ciuffetto di capello riusciva fuori.
Lei penso che sta prendendo un po' le misure di come farlo. Ok, loro mi hanno chiesto di rivedere la foto di esempio, che me la metto qua. E ragazzi, io non so chi è quella persona, ma credo che sia una persona molto famosa, quella della foto. Quindi sarà sembrata tipo la pazza che vada al chirurgo con la foto di Belen, o quella che vada al parrucchiere con, capito? Voglio i capelli così e li porta Selena Gomez, uguali per loro. Sarà Jessica Mark. Ecco, Serena Van Der Woods. Comunque con Gloria stavo pensando, visto che lei le hanno fatto il make up con una shade più chiara, che effettivamente anche noi abbiamo avuto in Italia il periodo shade più chiara, ed era il, 2000, il famoso 2016 che viene così tanto adesso bashed, perché probabilmente stavamo pensando, venivamo dalle mamme o comunque in generale vedevamo che la gente aveva sempre questa faccia più scura e il collo più chiaro, il famoso stacco col collo. E quindi nel make up tutti ti insegnavano, no, devi prendere la shade scura. E infatti tutti usavamo shade più chiare. Io mi ricordo in particolare delle colorazioni che utilizzavo e non ho mai più, cioè non sono mai tornata a quelle colorazioni là effettivamente. Vanilla. Cioè non sono mai tornata vanilla, cioè uso natural adesso in inverno, quindi effettivamente non sono mai stata vanilla. Quindi anche noi abbiamo avuto in realtà un periodo fondo coreano. Questo credo sia per dare un po' di volume, anche se io sono un caso perso. Una delle tante differenze che ho notato è che tra l'altro sono molto più delicati di noi italiani. All'inizio mi ha fatto male con la spazzola, ma quella sono io. Sono molto più delicati dei parrucchieri italiani, che quando ti fanno i capelli ti muovono tutta. Loro sono delicatissimi, non li senti che ti toccano. Invece il make up devo dire che ci dava sotto con gli schiaffi in faccia. No, scherzo, era comunque delicato. Però ci tengono che il make up entri bene nella pelle, quindi sia la spugnetta sia quando faceva con le mani sentivi che, capito, al contrario. Grazie, thank you so much. Hi. She did my hair. E questo è il risultato finale anche dell'hairstyle, quindi con trasformazione completa make up e capelli. Adesso vi faccio fare anche una bella ripresa da dietro. Sono completamente innamorata dei capelli, completamente. Spero che mi durino e che mi rimangano senza, non lo so, cadere. Secondo voi a chi assomiglio? Adesso. Ah, c'è un info di riferimento. Sì, perché l'ho dato una foto di riferimento. Jenny, Jenny. Adesso vediamo se è lei, non lo so. Io? Allora no, date prima voi un voto da 1 a 10 al make up, qui sotto nei commenti, e un voto da 1 a 10 ai capelli. Mettete pausa per farlo, perché sto per dirvi adesso le mie impressioni, così vediamo anche se sono simili alle vostre. Allora, per me i capelli sono 9 su 10. Sono state veramente bravissime. Mi hanno fatto esattamente quello che volevo. Ci hanno messo poco, ma soprattutto questa cosa che io le ho fatto vedere una foto e me l'hanno fatti così, scioccante. Sono state delicatissime, appunto è una cosa molto diversa dai parrucchieri italiani, e ci siamo confrontate su questo anche con Ilaria, Ross e Gloria. Cioè ti muovono tutta la testa i parrucchieri. Io ferma. Loro proprio piano piano piano, delicatissimi. Mentre per il make up, allora, rispetto alle mie aspettative tanto, però che voto veramente li posso dare? 6 7. 7, dai, si sono impegnati. Ma adesso l'ho già aggiustato, però no dai, come sono appena uscita, 6 per me e i miei gusti. Togliendo i miei gusti, pure 7 e mezzo, che proprio i miei gusti, la mia faccia hanno delle cose tipo il naso, le occhiaie scure che io so sistemare e che, cioè, alle quali loro non sono per nulla ovviamente abituate invece a maneggiare. Anche la mega parte più famosa, anche il salone più famoso, non mettono mai giustamente le mani su visi differenti da quelli asiatici. Mi sono accorta di non aver fatto proprio una chiusura, perché in quel momento poi c'era tutto vento e ho detto oddio, chissà se poi dovrò ridire tutta questa frase. Invece si sente tutto bene, quindi aspetto di sapere cosa ne pensate. Questo, vabbè, io mi sono truccata sopra il look per uscire poi stasera, ma il tuppo è ancora tutto qui, infatti devo andarmi assolutamente a sciogliere i capelli. Ci vediamo prestissimo con anche ovviamente i vlog dalla Corea. Nel frattempo appunto seguitemi su Instagram e TikTok. Qui sotto vi lascio il bottone per iscrivervi al canale, in modo tale da non perdere i prossimi video e un video che magari vi siete persi. Bye ladies, see you soon. Adesso.